È stato un pomeriggio ricco di iniziative sul tema dell'immigrazione, quello voluto oggi dall'Associazione Libera prima e da Emergency Catanzaro poi. A dare il via alle manifestazioni di sensibilizzazione sull'argomento, un seminario dal titolo «Modelli di integrazione e accoglienza di cittadini extracomunitari», promosso da Libera Catanzaro e dal progetto EUPraxis, che si è tenuto presso la sala tricolore della Prefettura. Oggi affrontiamo un tema che è all'ordine del giorno, che è dato dai modelli di integrazione degli extracomunitari. È un tema che tocca i sentimenti, ma dovrebbe toccare anche le consapevolezze e prima ancora le conoscenze. Questa è una giornata particolare a Catanzaro perché per combinazione, contemporaneamente al nostro seminario in piazza, si svolgerà la marcia degli uomini e delle donne scalze. Questo per farci capire che insieme noi dobbiamo assumere le emozioni che si trasformano in sentimenti e le conoscenze che si trasformano in consapevolezze. Il fenomeno della migrazione è un fenomeno che è stato definito epocale e ha oggi una specificità anche rispetto ai fenomeni passati, perché siamo in una situazione molto peculiare, perché forse per la prima volta nella storia questo fenomeno è diretto verso paesi che non si sentono al momento, come l'Europa in questo periodo storico, un modello vincente. Paradossalmente stiamo dando il peggio della nostra dimensione politico-culturale di questo paese, perché quello che viene fuori è un paese che non riesce a non gestire nulla se non attraverso sistemi di corruzione. E questo è il punto. Noi dovremmo in qualche modo, solo partendo quindi da una visione, che è la visione dell'accoglienza, della carità, diceva Paolo VI, la politica è la più alta ed esigente forma di carità. E allora noi dobbiamo partire da questo modello, che è quello della carità, ma è quello ovviamente anche di un paese che affronta le cose nella maniera migliore possibile e quindi al netto della corruzione. Più tardi, nella piazzetta antistante la posta di Corso Mazzini, si è svolta la marcia delle donne e degli uomini scalzi, voluta da Emergency Catanzaro. L'iniziativa, che si è unita idealmente alla marcia svoltasi in tutta Italia lo scorso 11 settembre, è stata l'occasione per manifestare solidarietà ai fratelli migranti, alcuni dei quali hanno raccontato la loro storia. Qui porto io vicino il mare. Io ho visto già tanto nero, colore come me, tanto nero. Io ho chiesto, oggi perché io sono qua? A lui. Lui ha detto, oggi dovrei andare in Italia. Io dico, Italia com'è? Lui ha detto questo barcone gonfio così, quindi io ho detto mi scusa, se è così io va in Italia, non mi va. E se quindi lui porta un pistole, perché c'è, anche lui c'è un pistole, mette mia testa così, ha detto a me se io non va, devi ritirare a me. Quindi io dico che Dio aiuta me perché non mi vuole morire così. Quindi io metto in barcone, vieni qua. Ma grazie a Dio quando io arrivo, voi italiani serve noi il mare, perché il mare sono bruttissimo, tanto brutta, davvero. È brutta, sai.